Amici sportivi, buon pomeriggio da Chiesa Nuova di Treia, campo sportivo Sandro Ultimi. È il giorno del giudizio finale per il Chiesa Nuova, chiamato quest'oggi all'ultimo sforzo per mantenere la categoria, per restare nel campionato di promozione dopo una stagione fatta di tanti, troppi alti e bassi, che nel finale sembrava aver regalato finalmente la gioia, la soddisfazione della salvezza, ma che invece si è di nuovo complicata nell'ultima gara interna contro la futura 96, una sconfitta che ha condannato la formazione di Samuele Tassi a disputare questo play-out contro il Montalto, una Chiesa Nuova che arriva a questo confronto da quintultima della classifica, al cospetto della penultima, ovvero il Montalto, formazione fermana che dunque dovrà gioco forza venire a vincere qui a Chiesa Nuova per salvarsi, due risultati su tre a disposizione dei padroni di casa nei probabili, possibili 120 minuti, perché in caso di parità al 90° si disputeranno i due tempi supplementari e solo in quel caso, al termine dei 120 minuti, anche con il pareggio, il Chiesa Nuova sarebbe dunque salvo. Campo stavolta battuto in maniera regolare il calcio d'avvio, dunque è iniziato questo confronto non privo certamente di grandi tensioni. Disputa del play out, intanto qui buona l'iniziativa intanto sulla corsia di sinistra, attenzione al pallone messo in mezzo, il tentativo di controllo, c'è la conclusione che arriva, la deviazione, il pallone in rete, il vantaggio del Chiesa Nuova al primo vero affondo, in grave difficoltà qui la difesa del Montalto e al primo affondo è arrivato il gol dell'1-0 realizzato da Mattia Cappelletti, lui l'autore della conclusione decisiva. Dunque si sblocca subito la situazione, secondo minuto di gioco, Chiesa Nuova in vantaggio, il gol di Cappelletti, azione di ripartenza rapidissima, parte Carboni con il destro, palla tesa, Carnevali deve intervenire. Poi ancora Montalto che prova ad insistere, calcio di punizione stavolta da posizione molto invitante per il destro di Polini, va il numero 7, palla che scende ma non a sufficienza per centrare lo specchio della porta. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui dal Sandro Ultimi di Chiesa Nuova, si riparte dunque dall'1-0 maturato nel corso dei primi 45 minuti in favore della formazione di casa, il gol maturato al secondo minuto che porta la firma di Mattia Cappelletti, gol ovviamente pesantissimo, Chiesa Nuova dunque davvero vicinissimo all'obiettivo salvezza, sarà calcio d'angolo. Preziosissimo questo corner per la squadra di casa che mantiene alta la pressione sul Montalto. Battuto corto il calcio d'angolo, Santoni va a cercare la conclusione in porta, di partire, di guadagnare secondi, lo fa portando a casa un calcio di punizione pesantissimo perché mancano meno di 50 secondi al termine. Il parziale sempre di 1-0, davvero il Chiesa Nuova è a pochi secondi dall'obiettivo. Battuto profondo il calcio di punizione, l'inserimento poi in area, attenzione al tentativo di cross con Santoni che colpisce malissimo mandando la sfera lontanissima. Probabilmente il direttore di gara che andrà a fischiare la fine sul rinvio che arriva in questo momento. Allora Di Francesco, lunghissimo questo pallone, occhio alla corsa di Pampano, poi picchio, controlla, rinvia e allora arriva il fischio finale del signor Ercoli, finisce 1-0, il Chiesa Nuova ce l'ha fatta, trova la salvezza nell'ultimo atto della gara decisiva, quello che era uno spareggio senza ritorno contro il Montalto, finisce 1-0 con il gol di Mattia Cappelletti dopo appena due minuti, poi
formazione di casa che ha resistito per il resto del confronto, portando a casa un risultato meritato. Dunque, Chiesanova che anche il prossimo anno giocherà nel campionato di promozione. Non era facile, perché ad un certo punto le cose si erano davvero messe male nel finale di stagione. È stata brava la formazione di Samuele Tassi a non perdere la bussola, a ricompattarsi in vista di questo confronto diretto, dopo aver sprecato nelle ultime giornate l'occasione di centrare la salvezza diretta. Applausi anche per il Montalto, che dunque dopo due stagioni lascia il campionato di promozione. Ci ha provato la formazione di Ricciotti, ma anche oggi sono un po' emersi quelli che sono i limiti che hanno contraddistinto la squadra fermana durante tutto il campionato, soprattutto in fase realizzativa. Dunque, per quanto ci riguarda, è tutto qui dal Sandro Ultimi. Chiudiamo con le immagini di festa del Chiesanova, che ha centrato dunque la salvezza. Ringraziamo per la parte tecnica Fotosì Sidori, le foto di Miro. Ribadiamo dunque il risultato finale: Chiesanova batte Montalto 1-0, decide Mattia Cappelletti dopo due minuti. Per il Chiesanova è salvezza. Presidente, sappiamo come tu vivi le partite. Ci avevi accennato all'inizio, insomma, che le ultime tre notti sono state complicate. La partita di oggi era complicata, lo si sapeva, fino all'ultimo è rimasto in bilico, ma penso che la tua gioia sia ancora più grande per questo risultato ottenuto in maniera sofferta, ma comunque meritata dalla tua squadra. Sì, guarda, io sono notoriamente, mi conoscono tutti, le vivo molto male le partite importanti. Oltretutto sono molto scaramantico e noi abbiamo fatto in precedenza un primo anno di playout e l'abbiamo vinto, quindi un pochetto mi rasserenava, ma con la cavala di solito non è che si vince le partite. Poi onestamente, vista l'importanza della posta, visto che spesso nelle partite importanti qualche volta abbiamo ceduto mentalmente, perché la mia squadra, sono orgoglioso di poterlo dire, che spesso nelle partite proprio con le squadre più blasonate ha dimostrato che non è seconda a nessuno. Però nei momenti cruciali è mancato la grinta, il carattere. Oggi ho chiesto solo quello, ho chiesto soprattutto quello. Però, vista l'importanza della partita, per fortuna il gol immediato, perché se no penso sarebbe stata una partita molto complicata, in quanto anche gli altri ci stavano e il Montalto sicuramente sarà arrivata penultima, ma cioè, ha dato il filo da torcere a noi e a tante altre squadre. È un progetto, quello del Chiesanova, che prosegue. Mantenere la categoria può sembrare a molti un risultato quasi scontato, ma in realtà non è così, soprattutto in virtù del fatto che anche oggi c'erano in campo tanti giovani, tanti ragazzi del posto, di un settore giovanile che funziona, che porta ragazzi in prima squadra, quindi la soddisfazione credo sia doppia anche da questo punto di vista. Sì, il nostro progetto in promozione c'ha una storia di 10 anni. Guarda caso il 25 aprile la sconfitta con Futura era il giorno che avevamo vinto il campionato per andare in promozione. Penso che un compleanno peggiore non lo potevamo fare. Il fatto del settore giovanile è un settore giovanile in crescita, in netta crescita, perché in collaborazione con la Tregliese, la nostra società affiliata, che tra l'altro è affiliata con l'Udinese. E visto l'immagine che dà questo il blasone, l'Udinese è cresciuto moltissimo. Abbiamo ancora un paio di anni vuoti per raggiungere una squadra juniores tutta nostra, ma le mani sapienti degli allenatori che sono succeduti, i buoni rapporti con le società vicine, Sacchi Silvano, che in particolare che la segue anima e cuore, ha portato che negli ultimi anni abbiamo vinto 3 campionati juniores e da lì abbiamo pescato per portarmi nella squadra. L'importante, come dicevi tu, che ci sono tanti 7-8 giovani di Chiesanova, ma ormai da 10 anni qualcuno, quindi oltre i nuovi arrivi che magari non sono nati a Chiesanova ma di paesi limitrofi e cresciuti qui, ci sono storicamente 10 ragazzi di Chiesanova. Il progetto deve procedere, deve crescere e aspettiamo per migliorarlo quando maturerà il progetto della Tregliese col settore giovanile, che sarà completo, perché adesso ha 120 ragazzi ma nella categoria juniores è ancora un po' sotto, cioè, i numeri molto scarsi. Mister Samuele Tassi, sospirone di sollievo dopo un recupero lunghissimo, con il vantaggio comunque ancora esiguo, sempre partito in bilico fino all'ultimo. Si sa, queste gare eliminazione diretta sono così, ma siete stati davvero bravi nel gestirla, anche perché il vantaggio immediato, è vero, vi ha dato
chiaramente in là per gestire al meglio la partita. Non era comunque facile portare il risultato fino in fondo, considerato che il pareggio avrebbe significato supplementari e tutta un'altra partita. Sì, tutto giusto. Vittoria sofferta per una stagione sofferta. Primo tempo, secondo me, molto condizionato al vento, quindi ce l'avevamo contro e abbiamo sofferto. Meritavano anche il pareggio. Siamo stati salvati in un paio di situazioni al nostro portiere. Secondo tempo, secondo me, abbiamo gestito bene la partita. Non mi sembra che sono stati mai pericolosi il secondo tempo. Faccio i complimenti, ragazzi, non era una partita facile. Non era una partita facile perché trovarci a fare i play-out è inutile nasconderci, ma non eravamo pronti. È stato un secondo tempo, come hai detto tu, in cui avete concesso poco. Ad un certo punto la tua squadra, anche complici i cambi e un po' di stanchezza, si era forse abbassata troppo sul terreno di gioco. L'ingresso di Medei ha rimesso le cose a posto, riallungando di nuovo la squadra, e paradossalmente le occasioni migliori le avete poi avute voi per poterla chiudere con un paio di contropiedi, con l'occasione finale. C'è stato però da soffrire davvero fino all'ultimo. Sì, anche la questione dei cambi. Oggi devo dire che Godoldo Andrea Baschi, che secondo me è stato il migliore in campo, ma era ammonito. Faccio una battuta, sdrammatizzo, si è fatto male sull'esultanza del gol. Siamo talmente abituati a non far gol che io ho detto che non sanno nemmeno esultare, però c'ha un occhio che sembra... Comunque, a parte gli scherzi, ho dovuto togliere Paschi per la botta all'occhio, era ammonito, è entrato comunque Nicola Medei. Che... Allora ragazzo, il posto di cui posso solo parlare bene, di cui devo ringraziare, ma come ringrazio tutti. Sei subentrato in stagione in corso, hai portato a termine l'obiettivo, a questo punto il rinnovo per te deve essere quasi preteso dal presidente Bombecchi. Preteso non è niente, non lo so, oggi festeggiamo, dico che da domani mi rimetto a lavorare con la Juniores e per andare a fare il torneo Urselli a Potenza Picena, e poi deciderà il presidente, i suoi collaboratori. Oggi pensiamo a sta salvezza, perché sai, per un allenatore del posto pesava sta partita, lo ammetto, pesava. Mister Ricciotti, l'epilogo purtroppo è amaro per la tua squadra. Ci avete provato, non era semplice venire a vincere a Chiesa Nuova. Chiaro, l'episodio dopo due minuti del gol locale ha indirizzato un po' la partita su un binario a voi sfavorevole. Ci avete provato in tutti i modi a rimetterla in piedi, ma gli episodi davvero quest'oggi non vi hanno aiutato. Loro sono una squadra molto ostica in casa, quindi... A parte la comprensibile amarezza, qual è stata un po' la tua disanima del match? Beh sì, sicuramente il gol preso subito ci ha messo nella condizione di non giocare tranquilli, e poi, come hai detto, gli episodi non ci sono andati a favore. È stato un po' il paradigma di tutta la stagione questa partita, perché comunque ne abbiamo subite tante e siamo arrivati a raggiungere questo risultato, che era il massimo per quello che potevamo, visti tutti gli episodi sfavorevoli che abbiamo avuto in stagione. Ricordo solo 5 braccia rotte, ragazzi, cioè 5 ragazzi che si rompono un braccio in una stagione. In 8 anni che alleno non mi era mai capitato neanche uno che si rompesse il braccio in una stagione 5. Sono piccole scusanti, però comunque sì, il campionato era molto difficile, molto, molto, molto competitivo. Abbiamo visto pure il Val di Chienti che ha vinto anche contro l'Ancona. La finale, campionato molto difficile, noi ce l'abbiamo messa tutta, non siamo riusciti a portare a casa il risultato che volevamo, però andiamo avanti. Per una società come il Montalto è stata comunque un'esperienza, penso, positiva questi 2 anni di promozione. Magari una base importante dalla quale ripartire anche per tentare subito di ritornare in questo campionato che ha dimostrato dove voi potete starci tranquillamente. Beh, Montalto è un paese di persone dove la società opera da 40 anni, le persone che l'hanno fondata stanno ancora lì a gestirla e sono persone serie. Quindi immagino che si ripartirà comunque con voglia, con forza e con la serietà che ha sempre contraddistinto questa